Pio XI, una frase che però poi verrà attribuita impropriamente a Giulio Andreotti, diceva che a pensar male del prossimo si fa peccato, ma si indovina. Andreotti la modificò un po'. Perché questa frase? Perché il 28 giugno di quest'anno il sindaco di Anacapri, Francesco Cerrotta, scrive all'Anacapri Servizi dicendogli di togliere i 21 automezzi del parco di 51 della Anacapri Servizi dall'arena comunale per una serie di motivazioni. Notate bene le date: 28 giugno il sindaco diffida l'Anacapri Servizi. Il 28 giugno, quasi come se l'Anacapri Servizi era pronta, o quasi quasi si aspettava questa domanda, è lecito pensarlo a questo punto, risponde che non ha una soluzione alternativa. E chiede al comune di trovare un'area adatta, dice, noi siamo pronti a spostarci dall'arena comunale, però dateci un'altra area. Il giorno dopo il sindaco investe del problema l'ufficio tecnico, dicendogli chiaramente di trovare una soluzione alle aree comunali disponibili, se ve ne sono, o in quelle private da affittare, acquistare o per mutare. L'ufficio tecnico risponde anche immediatamente perché anche sembra che già conosceva il problema ed era già pronto a fornire una risposta al quesito del primo cittadino, dicendogli che sarebbe strategico trovarla in via Faro, più strategico per il semplice motivo che è una strada che è percorribile da camion di grandi dimensioni o comunque da automezzi in modo agevole, piuttosto che nel centro abitato. In tutto questo momento, che cosa accade? Che il Comune di Anacapri non affigge nessuna richiesta ai cittadini di destinare un'area, acquistandola, affittandola, permutandola, ma arriviamo al 4 settembre. A un certo punto, al Comune di Anacapri, quasi come un coniglio che spunta da un cilindro, una coincidenza incredibile, arriva l'ingegnere Francesco Guida, che pochissimi conosceranno, per non dire che quasi nessuno, il quale propone un affare al Comune di Anacapri, un grande affare, un affare che forse il Comune di Anacapri aveva già intenzione di fare, o comunque ne aveva già parlato. Questo è un pensiero mio personale, ovviamente, e propone di permutare la particella 1307 del foglio 3 di 1964 metri quadrati, che è nella sua disponibilità, con l'immobile Grottapesce. Cos'è Grottapesce? Grottapesce è un'area che sorge lungo via del Faro. Grottapesce perché prende il nome da una grotta in cui sono stati trovati anche degli insediamenti archeologici dalla Soprintendenza negli anni passati, dove il comune di Anacapri ha due aree che una decina di anni fa, credo di non sbagliare i tempi, o comunque in quel periodo, vi erano i depositi delle bombole di GPL dei vari gestori. Il sindaco, per una questione probabilmente anche elettorale, visto che uno dei titolari di queste aziende di GPL di Anacapri si era candidato alle elezioni contrario alla sua persona, gli vengono tolte queste aree e il comune li dedica all'Anacapri Servizi, sono dei veri e propri depositi. Ci sono anche dei manufatti, non so se è legittimo o legittima, diciamo, questo è relativo. Il 6 settembre il sindaco chiede di valutare all'ufficio tecnico la particella ingegnere guida, cioè il sindaco dice vediamo quanto vale la particella ingegnere guida e vediamo quanto vale la nostra proprietà a Grottapesce. Incredibile, quasi da non crederci. Veramente quasi da non crederci, sembra quasi un film, sembra quasi un'operazione Sant'Antonio ad Anacapri. L'ufficio tecnico dice, mettendolo nero su bianco, che la proprietà del Comune di Anacapri a Grottapesce vale 127.000 euro. Dice al tempo stesso che la proprietà dell'ingegnere guida vale 127.000 euro, non c'è neanche un centesimo di differenza. Per cui si può pensare, ipotizzare di fare una permuta, perché entrambe le proprietà
proprietà sono sovrapponibili per il valore. Il 10 ottobre, 48 ore dopo, la giunta si riunisce subito e trasmette all'ingegnere Guida la perizia di stima del valore della permuta, che se verrà accettata prevede il passaggio di andare in consiglio comunale per aggiungere la proprietà di Grottapesce nei beni da alienare per il comune di Anacapri. In effetti l'ingegnere sembra che avrà risposto, perché altrimenti non si sarebbe andati così velocemente in consiglio comunale, e il 17 ottobre si riunisce l'assise alla politica anacaprese, che scrive nei beni da alienare appunto l'area di Grottapesce per 127.000 euro, chiarendo che si procederà a trattativa privata, che a questo punto hanno gestito tutto privatamente, per allineare questa proprietà e poi anche un paio di proprietà, una in Traversa Caprile e una in via Follicara. Molti si stanno chiedendo da questa vicenda, molti mi fermano per strada, ovviamente anche con un certo timore di porre questa domanda: ma chi è l'ingegnere Francesco Guida? In effetti neanche io lo so, premesso che ho cercato di fare una serie di verifiche attraverso il catasto, attraverso informazioni su internet, e non vorrei che proprio ieri notte, dedico molto tempo a questo lavoro che mi affascina, mi appassiona ed è anche il mio lavoro da cui traggo sostentamento, c'è un caso di omonimia con un funzionario regionale il quale si occupa. Le coincidenze in tutta questa vicenda sono emblematiche e al tempo stesso incredibili. Si occupa di treni, metro, di viabilità su ferro. Se ricordo bene, il signor Anacapri vorrebbe dar vita a questo disastro ambientale, che è la creazione di un metro da Marina Grande per arrivare fino all'area del parco giochi ad Anacapri, di fronte all'ufficio postale. Ma non è che questo ingegnere aveva bisogno di quest'area di Grottapesce e ha trovato la disponibilità, se realmente questo è il funzionario regionale in argomento, del comune di Anacapri? Perché fare una cortesia ad avere un amico in posti strategici è sempre una cosa ottimale, specialmente quando si vuole raggiungere un obiettivo come il metro, che tranne gli anacapresi qua a Capri nessuno vuole, e in molti cercheranno di far di tutto per impedire questo vero e proprio disastro, che implicherebbe che ad esempio Marina Grande per almeno 3-4 anni resti un cantiere con polvere e rumori ed eviti l'Orsbask con le migliaia di turisti che danno da vivere, con il turismo mordi e fuggi una serie di attività e con il turismo stanziale altre attività, creando un danno non indifferente. Ovviamente a pensare male il prossimo si fa peccato, ma si indovina? Non so se è indovinato. Certo che c'è molto da riflettere e c'è anche molto da indagare, perché se l'ingegnere Francesco Guida è la stessa persona della Regione Campania, beh, non siamo così sciocchi. Buona giornata e grazie.